Seppur in zona Cesarini, l'organizzazione del Festival delle Colline è riuscita a salvare il concerto di Enzo Avitabile in programma per stasera all'Anfiteatro Pecci, o meglio allo spazio antistante l'anfiteatro. Poco fa, infatti, la Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ha dato il via libera al piano B, pensato dai comuni di Prato e di Poggio a Caiano, organizzatori della rassegna, dopo la dichiarazione di inagibilità dei gradoni dell'anfiteatro, che ha comportato venerdì il pubblico in piedi per il DJ set di Skin e sabato lo spostamento alla Corte delle sculture del concerto di Pape Diouf. Dopo i tragici fatti di Torino, le disposizioni in materia sono molto più rigide. Enzo Avitabile si esibirà al Pecci, ma con una disposizione opposta rispetto all'anfiteatro. L'artista darà le spalle all'anfiteatro, che resterà inaccessibile, e il pubblico lo ascolterà nel piazzale antistante, su cui sono state sistemate 506 sedie. Dovrebbero essere sufficienti per accogliere gli spettatori, in prevendita sono circa 240. Il via libera di oggi vale anche per il concerto Maciste del prossimo 10 settembre nell'ambito del Settembre Pratese, salvo richiesta diversa da parte degli organizzatori, nello specifico Fonderia Cult'Art, che probabilmente sarà costretta anche a pensare a una soluzione diversa per il palco. Quello dove salirà stasera Avitabile è una sorta di pedana rialzata non molto grande. Tra problemi di visibilità per il pubblico e spazio per i musicisti e i cantanti, sarà sicuramente necessario pensare a qualcosa di più esteso che si incastri perfettamente con i gradoni dell'anfiteatro. Fonderia potrebbe anche optare per il pubblico in piedi senza sedie, allora in quel caso la capienza crescerebbe, ma toccherebbe alla Commissione di Vigilanza indicare di quanto. Molto